In questa lezione studieremo il regno dei funghi. Il regno dei funghi comprende organismi eucarioti ed eterotrofi che sono molto diversi tra loro, perché alcuni sono unicellulari, come i lieviti, e altri sono pluricellulari, come le muffe e i funghi a cappello, che sono i funghi che vediamo comunemente nei nostri boschi, come quello mostrato in questa foto. Vediamo adesso come sono fatti i funghi. Le cellule dei funghi, come quelle delle piante, sono rivestite da una parete rigida. Questa parete rigida non è formata da cellulosa come quella delle piante, ma da chitina. La chitina è una proteina che rende rigida la parete delle cellule del fungo. I funghi però, a differenza delle piante, non contengono la clorofilla. E quindi, non avendo la clorofilla, non effettuano la fotosintesi clorofilliana. Vediamo come sono fatti i funghi pluricellulari. I funghi pluricellulari sono formati da una fittissima rete di filamenti sottili. Questi filamenti sono chiamati ife. Le ife sono formate da cellule che contengono molti nuclei. Le ife crescono intrecciandosi fra loro fino a formare una matassa, come un gomitolo, chiamata micelio. E questo qui nel disegno. Quindi tutti i filamenti sono le ife, i filamenti che formano strutture simili a gomitoli formano il micelio. Il micelio si sviluppa nel terreno, come in questo caso, oppure all'interno degli organismi di cui il fungo si nutre. Il fungo cresce molto velocemente, infatti in sole 24 ore le ife possono produrre più di 1 chilometro di micelio. Ciò che noi chiamiamo fungo, quindi questa parte qui, in realtà si chiama corpo fruttifero. Vediamo adesso come si nutrono i funghi. In base a come si nutrono i funghi, possiamo dividerli in tre gruppi. Il primo gruppo è quello dei saprofiti. I funghi saprofiti sono organismi decompositori, cioè si nutrono dei resti degli organismi ormai morti. In questo processo di decomposizione degli organismi morti, i funghi saprofiti producono anidride carbonica e sali minerali, che verranno poi utilizzati dalle piante. Il secondo gruppo sono i funghi parassiti, che sono i funghi che vivono a spese di altri organismi, quindi danneggiando altri organismi o addirittura uccidendoli. Il terzo gruppo è il gruppo dei funghi simbionti, sono i funghi che vivono in associazione con le alghe, in simbiosi. Simbiosi vuol dire che il vantaggio è reciproco, quindi i funghi traggono vantaggio dalle alghe e le alghe traggono vantaggio dai funghi. I funghi, pur essendo eterotrofi, non ingeriscono il cibo, ma emettono, quindi producono, degli enzimi digestivi. Digeriscono quello che devono mangiare e poi assorbono il materiale digerito. Quindi non ingeriscono al loro interno ciò di cui devono nutrirsi. Vediamo adesso come si riproducono. Dobbiamo fare una distinzione. I funghi unicellulari si riproducono per scissione binaria, come batteri, e abbiamo già studiato questo tipo di riproduzione, oppure per gemmazione, cioè formando delle gemme, cioè delle sporgenze sulla superficie cellulare. Queste sporgenze poi si staccano e danno origine a nuove cellule indipendenti, che daranno origine a nuovi funghi. I funghi pluricellulari, invece, si riproducono in due modi diversi. Il primo modo è la riproduzione asessuata, cioè il fungo produce delle spore che poi daranno origine al nuovo fungo, come si può vedere qui nel disegno. Invece l'altro tipo è la riproduzione sessuata. In questo secondo caso,
ife di miceli diversi, quindi di funghi diversi, si uniscono e danno origine a nuovi miceli. Come si può vedere in questa parte del disegno. Questi nuovi miceli a loro volta produrranno le spore. Vediamo adesso come sono classificati i funghi. Possiamo classificarli in tre gruppi. Il primo gruppo è il gruppo dei funghi zigomiceti, che sono circa 600 specie. Sono dei funghi microscopici, pluricellulari e saprofiti. Questi funghi vivono nel suolo oppure nei materiali in decomposizione. Su questi materiali in decomposizione si formano poi delle muffe, come quelle ad esempio che crescono sul pane. Oppure alcuni di questi funghi parassiti possono provocare delle infezioni, ad esempio le micosi nel caso dell'uomo. Secondo gruppo sono i funghi ascomiceti, che prendono il nome dagli aschi. Gli aschi sono delle strutture a forma di sacco in cui si formano le ascospore. Fanno parte degli ascomiceti i lieviti, alcune muffe e i funghi mangerecci, cioè i funghi che comunemente mangiamo. Un esempio è il fungo che vede qui in figura, la spugnola. Un altro esempio di funghi che appartengono agli ascomiceti sono i tartufi. Per quanto riguarda i lieviti sono organismi unicellulari e vengono spesso utilizzati nell'industria per produrre vino o birra oppure per preparare la pasta per il pane e la pizza. Perché questi microrganismi svolgono un particolare processo chimico che si chiama fermentazione alcolica. Quindi, grazie al consumo degli zuccheri, questi funghi trasformano gli zuccheri in alcol e anidride carbonica. In questo modo si gonfia l'impasto della pizza o del pane. E questo processo si chiama lievitazione. Per quanto riguarda le muffe, degli ascomiceti, vivono in colonie con migliaia di ife che si intrecciano tra loro e continuano a crescere verso l'esterno. Alcune muffe però sono molto importanti, ad esempio quella da cui è stata estratta la penicillina dal medico inglese Fleming, che è stato il primo antibiotico. Le muffe non sono tutte dannose, ma ci sono anche muffe che servono per dare un sapore forte e intenso a certi formaggi, come ad esempio il gorgonzola, quindi non sono tutte dannose per l'uomo. Per quanto riguarda i tartufi sono dei funghi molto pregiati, in cui il corpo fruttifero però è sotterraneo. L'ultimo gruppo è quello dei basidiomiceti, che sono quelli a noi più familiari, sono i funghi che troviamo nei nostri boschi. Anche se non sono tutti a cappello. Tra questi basidiomiceti troviamo i porcini e le amanite, ad esempio l'amanita muscaria, quella rossa con i pallini bianchi, e l'amanita falloide sono entrambe velenose. In particolare è un problema l'amanita falloide perché è molto simile al porcino, quindi per riconoscerla servono degli esperti. I basidiomiceti prendono il nome dai basidi, che sono delle strutture che producono le basidiospore, da cui poi nascerà il nuovo fungo. Tutto il resto del fungo è chiamato micelio e vive nel sottosuolo.